Ciao, eccoci qui, bentrovati. Allora, oggi leggiamo, ahimè, l'ultimo capitolo, vi posso leggere del libro di Nicola. Allora, leggiamo. Ore 7:30. Sveglia! Gridò la signora Anna Davis entrando come un uragano nella stanza di Sammy. A dire il vero, la stanza era così sottosopra che sembrava che un uragano ci fosse già passato. Avanzando nella sua gonna a fiori e agitando nell'aria i suoi lunghi capelli rossi, Anna scavalcò di slancio una pila di fumetti, zizzagò tra i vestiti lasciati a terra, piroettò tra le custodie dei videogiochi finché giunse in prossimità della finestra. Questo lo faccio anch'io tutte le mattine con mio figlio. È ora di alzarsi, pigrone! Ogni giorno la stessa storia, urlò strapazzando via il piumone dal letto. Di fronte all'immobilità del figlio, spalancò le finestre, lasciando entrare una ventata di aria gelida. Sammy si raggomitolò come un gatto sul divano e borbottò qualcosa che assomigliava a un "Ancora 5 minuti." E poi aggiunse: "La scuola è chiusa oggi." "Chiusa?" domandò la mamma sorpresa. Bofonchiò Sammy. "È quello che ho appena detto." "Ma non abbiamo ricevuto nessun avviso." "C'è stata un'invasione di granchi giganti." "Di granchi giganti? Nella tua scuola?" "Esatto, grandi come automobili." Sammy odiava dire bugie di prima mattina perché non gli riuscivano mai bene. E in effetti la storia dei granchi giganti reggeva poco. Il mare distava quasi 100 miglia da Sunflower. "Sammy Davis!" urlò sua madre quando era davvero arrabbiata. Lo chiamava per nome e per cognome. "Ci hai raccontato di un'invasione di locuste, una di formiche carnivore, una di topi a due teste e perfino una di rane volanti. Ma questa mi sembra la scusa più assurda che ti sia venuta in mente per non andare a scuola. Alzati subito o dirò a tuo padre di sequestrarti tutti i videogiochi." La minaccia era seria. "Ok," rispose Sammy, riproponendosi di prepararsi una scusa migliore per il giorno successivo. Si tirò su con la velocità di un bradipo, si lavò, indossò senza entusiasmo i pantaloni, la camicia e il gilet della divisa scolastica, si annodò alla belle meglio la cravatta, si passò il gel sui capelli a spazzola. E scese a fare colazione. Al tavolo della cucina c'era già Adam, suo padre. Il signor Davis aveva poco più di 40 anni, ma il suo aspetto giovanile e il fisico asciutto lo facevano sembrare un ragazzino. Sammy lo trovò tutto intento a leggere una rivista specializzata in UFO e contatti extraterrestri, argomenti di cui andava pazzo. "Lo so che sono già fra noi," lo sentì borbottare. "Fanno di tutto per non farsi riconoscere." "Ma io lo so che vivono già sulla Terra." "Di che parli, papà?" gli domandò Sammy. "Degli alieni. Di che altro, se no?" "Giusto." "Piuttosto, cos'è questa storia che la scuola è chiusa?" domandò Adam, sorseggiando il suo caffè bollente. "Ma niente," rispose il ragazzino sbadigliando mentre la mamma gli riempiva la tazza di latte. "Oh, è solo uno scherzo." "Abbiamo già parlato di questi tuoi scherzi. Hai promesso che avresti smesso con le bugie." "E infatti ho smesso." "Te l'ho detto, era solo uno scherzo," insistette Sammy, rovesciando nella tazza mezza scatola di cereali al cioccolato. "Finisci in fretta il tuo latte. Fra 20 minuti devi essere a scuola," lo incitò la mamma. "Posso darti un passaggio io prima di andare in ufficio?" intervenne Adam, che faceva il tecnico informatico in un'azienda fuori città. "Per carità!" urlò Sammy terrorizzato. Non c'era cosa più imbarazzante che presentarsi a scuola accompagnati dai genitori. "Figuriamoci, il signorino si vergogna di noi," commentò la signora Davis seccata. "Ma ti accompagneremo lo stesso. Ne approfitterò per distribuire un po' di volantini." Sammy lo guardò inorridito. Ogni volta che la mamma distribuiva i suoi volantini davanti alla scuola, i suoi compagni lo prendevano in giro per giorni e giorni. "No, i volantini no!" gridò unendo le mani in preghiera. "Ah, sì!" ribatté lei.
I nostri concittadini devono sapere che ettari di girasoli stanno per essere distrutti per far spazio a un altro inutile centro commerciale. Ma perché devi sempre essere tu ad informarli? Domandò Sammy. L'altra volta era per le formiche schiacciate sui prati, poi per gli alberi di Natale abbandonati, ora per i girasoli. Quando la smetterai? Mai! Almeno finché ci saranno creature, inermi, che non possono difendersi da sole. Piuttosto, hai fatto tutti i compiti ieri? Tuttissimi. Sammy non aveva ancora finito di dire issimi, che stava già pensando a quelle 10 pagine di storia che non aveva studiato. Se non sbaglio, oggi dovresti avere il compito in classe di storia, disse Anna guardandolo dritto negli occhi. Guarda che se prendi un altro brutto voto ti chiudo in casa fino alla fine dei tempi, così niente festa di Beth tra un mese, aggiunse con il tono tipico che usano le mamme quando si arrabbiano davvero. Purtroppo il compito è stato rimandato, mentì Sammy. E perché? Il professor Evans non sta bene. Oh poverino, che cos'ha? Sammy ci pensò su per un po' prima di rispondere. Non voleva fare un altro sbaglio come quello dei granchi giganti. Doveva trovare qualcosa di convincente, che non destasse sospetti. Le antenne antibugia della mamma erano sempre allerta. «Ha la rosolia morbillosa con pustole purulente e un accenno di raffreddore», disse in tono serio. Vi faccio vedere anche le immagini, perché questo libro ha... le immagini, vedete Sammy a tavola con i genitori e guardate, questo è il professore. Mai sentita una cosa del genere, commentò la mamma, che già stava pensando ai volantini da distribuire. Neanche io, disse il papà. I due si guardarono sospettosi. È la pura verità, replicò Sammy deciso, e per quella mattina di aver mentito abbastanza. Mi è piaciuta? E io adesso vi devo dire, andate con i vostri genitori, andate in libreria o in biblioteca, prendetevi il libro e leggete il prossimo capitolo. Non ho potuto studiare. Anche questo fa ridere e fa svellicare. Adesso niente, vi saluto e ci vediamo la prossima volta per leggervi magari un altro libro che vi può piacere. Poi fatemi sapere se l'avete letto tutto, fatemi un disegno e speditemelo qui su My Fast Book o sul mio sito su Facebook, sempre con My Fast Book. Ciao, ci vediamo presto!